leggo un piccolo brano della parte introduttiva, insomma, diciamo del prologo, poi entreremo più nei dettagli magari. Quella notte, steso sul suo letto un po' dolorante, Carlo aveva dovuto chiamare il massaggiatore personale per alleviare il dolore al collo. Sua luminosità stava sfogliando i dossier di alcuni progetti. Era solito sfogliarli e buttarli per terra. La mattina, quando il leader aveva abbandonato i suoi appartamenti privati per cominciare la sua giornata di lavoro, ci avrebbe pensato Carlo a rimettere tutto in ordine. I dossier e i progetti a cui lo statista dedicava la sua preziosa attenzione prima di cadere tra le braccia di Morfeo e abbandonati ai piedi del letto, venivano scrupolosamente raccolti e catalogati dal fidato maggiordomo. Quella notte, ad esempio, in cima alla fila di quelli più strampalati ce n'era uno relativo a un tunnel sotto lo stretto di Messina, in cristallo, per permettere agli automobilisti e ai passeggeri dei treni di vedere lo spettacolo del fondale marino. Sua chiarissima eminenza aveva già deciso altrimenti. Il cemento era un materiale a lui più congeniale del cristallo. Con un tratto obliquo della sua matita aveva bocciato definitivamente quella proposta singolare. Subito dopo veniva un'eccentrica trovata di un noto ex magistrato pentito: le Olimpiadi della Mafia. In pratica si sarebbero svolte in Italia, in una città da definire, queste Olimpiadi in cui tutte le maggiori organizzazioni criminali di tutto il mondo avrebbero mandato una delegazione. La mafia vincitrice si sarebbe aggiudicata qualche nuovo appalto, mentre quella perdente sarebbe stata direttamente eliminata. In questo modo si sarebbe creato un sistema incruento per la successione degli interessi tra le mafie. Anche il loro look ne avrebbe tratto certamente giovamento. Basta mafiosi, flaccidi, vecchi ciccioni analfabeti. Finalmente si sarebbero visti esponenti della criminalità organizzata, giovani e atletici. Allora, si tratta sicuramente di un'opera originale che si legge molto piacevolmente perché è scritto con uno stile disinvolto, quindi estremamente scorrevole, anche disinvolto in senso lato, nel senso che c'è anche, come dire, proprio una certa nonchalance nell'associare atmosfere, temi, personaggi assunti dal mondo dell'immaginario come da quello dell'attualità, forse non proprio quella più tambureggiante degli ultimi mesi o dell'ultimo anno, ma comunque attingendo a quello che è uno scenario che ci ha accompagnato negli anni scorsi e che ha del suo di paradossale, come io credo forse tutta la storia d'Italia, in un crescendo probabilmente è stata sempre paradossale, per cui credo sia veramente unica almeno nell'Europa occidentale.